Ciao a tutti amici, benvenuti su Imperium Civitas 1. Siamo qui oggi perché finalmente sono riuscito ad aggiustare lo schermo di quando registro Imperium Civitas, sia uno che il 2, e sono veramente felice di potervi portare a questo gioco perché credo che sia uno dei migliori city builder, vabbè, strategici in generale, ambientati nell'antica Roma che voi possiate mai provare. Allora, cosa consiste Imperium Civitas? Imperium Civitas consiste in costruzione, gestione, difesa della vostra città, che si costruirà e si svilupperà man mano che voi proseguite nel tempo. Imperium Civitas 1 contiene un apprendistato in tutorial, città romane, quindi voi semplicemente andate su nuova città, scegliete dalle mappe, ora che voi volete usare, c'è anche persino Roma. Poi ci sono le missioni del Cesare, e qua c'è scritto tiro in favore dell'imperatore assolvendo i suoi incarichi, e poi c'è la sfida Civitas, dimostra di essere il miglior governante dell'impero, e ci sono le seguenti sfide. Poi c'è la classifica internet, cioè vabbè. Questo è un altro discorso. Io avevo già portato un video a riguardo, ma per motivi tecnici si è corrotto. Più che il video in sé, una schermata. Pertanto, oggi propongo di nuovo a voi questo video, che voi ovviamente non avete visto, e vi faccio vedere un apprendistato. Perché? L'apprendistato di Imperium Civitas 1 è tra i più lunghi e completi che abbia mai visto, perché è composto da 5 atti e quindi si può gustare pian piano. Qual è il problema? Perché ci sono dei problemi. Dei problemi fondamentali sono che innanzitutto manca un crash fix che si può coadiuvare verso direzione fanculo, salvando ogni tot minuti. Facendo ciò, voi come dire, vi limitate il crash del gioco. Pertanto, iniziamo, andiamo su apprendistato. Impara in modo pratico i concetti di base della costruzione di città. Obiettivo: segui le istruzioni che appaiono in alto sullo. Benvenuto! Qui imparerai come prenderti cura dei tuoi cittadini e costruire grandi e fiorenti città. Per continuare, clicca sul pulsante lampeggiante nella parte alta dello schermo. Allora, salviamo subito. Sì. Imperium Civitas 1 può fare salva schermata. È benissimo. Sul 2 non c'è, nemmeno sul 3. Il messaggio che hai appena aperto è una notifica. Tenere d'occhio le notifiche è molto importante ai fini del gioco, perché in esse sono contenute preziose informazioni sui problemi della città e sugli ultimi eventi. Per Bene. muovere la visuale, quando si verifica un evento di grande importanza, nell'angolo in alto a sinistra della notifica compare un'icona che rappresenta un occhio. Ogni edificio selezionato fornisce informazioni sulla città e sui suoi abitanti. Per esempio, nel pannello sulla destra, la basilica mostra importanti informazioni sulla popolazione e sul livello di occupazione. Osserva questo pannello e noterai che nella tua città non vive ancora nessun cittadino. Bene, È ora di costruiamo le nostre abitazioni. adesso posizionala. Osserva come gli schiavi trasportano le risorse fino al sito di costruzione. Gli schiavi sono molto importanti per far funzionare bene una città. Si occupano infatti di trasportare le risorse da un posto all'altro. Infatti, gli schiavi devono essere sempre superiori ai cittadini. Quando i cittadini superano il numero di schiavi, dobbiamo avere sempre 20 unità d'oro a disposizione nella basilica per comprare Costruisci gli una schiavi. segheria per garantire una fornitura. Ogni 20 lingotti d'oro, 10 schiavi. Quando sei in attesa del completamento della costruzione di un edificio, utilizza il pulsante Cambia velocità del gioco
E rispetto ai Banyan Cepidas 2 non ci sono i denari, ma solo le risorse. Fate sempre l'estate perché aumenta di un po' la velocità dei cittadini, poco, però dà un ordine. Quando un edificio di produzione viene completato, uno o più cittadini vi si trasferiscono automaticamente e iniziano a lavorare. All'inizio della vostra partita dovete soddisfarne sempre. Io non vi dico subito, sono 5 requisiti. Legname, cibo, che sia grano e quindi carne anche. Pietra e gli altari. Poi dopo andate su. Mino, vino, taverna, sartoria, panificio e macelleria. Fatto questo, state da Dio. Ecco. E siccome questo è un apprendistato, Essere soddisfatti oltre alla fame. noi verremo riforniti ogni minuto. Ok. Nuove strutture che hai costruito hanno creato dei posti di lavoro vacanti. Per soddisfare la domanda di lavoro, devi aumentare la popolazione della città. Considerando le attuali dimensioni della città, quattro abitazioni dovrebbero essere sufficienti. Quindi, grano, carne, legno, poi altari, pietra, diventano case, panificio, macelleria, sartoria, vino, taverna e vino. Basta, perfetto. Avete poi commerciate, vi fate i lingotti d'oro, vi comprate gli schiavi e andate tranquilli. Ovviamente tenete sempre bene in mente che oltre a questo anche i mattoni e le fonti d'acqua. Ok, abbiamo. Passiamo alla missione Anche se la successiva. città ha iniziato a crescere, i suoi abitanti non possono costruire edifici più importanti se dispongono solo di legname come materia prima. Per rifornire la città di nuovi materiali di costruzione, Perfetto. Questo è sempre lo stesso villaggio di prima. Adesso noi aumentiamo un po' e portiamo l'acqua fino a qua e costruiamo la cava. Voglio collegare queste strade per chi c'ha in mente di fare una bella cosa. Dimmi. hai imparato bene, ma il vero lavoro inizia adesso. Bene, salva la partita. Molti edifici che si occupano della raccolta di risorse vanno costruiti in posizioni specifiche. Esatto. Per esempio, le cave di argilla si possono costruire solo vicino all'acqua. Al contrario, le cave di pietra vanno costruite sui giacimenti di pietra. I depositi di risorse sono indicati sulla minimappa con dei puntini gialli. Esattamente. L'economia della tua città è in crescita. Questo Dopo lo vedo. dovrebbe essere un buon posto per una cava d'argilla. Vabbè, la fornace, vabbè. La fornace. E io sono completamente d'accordo, perché è vicino all'acqua. Portando poi invece il deposito d'acqua, l'acquedotto fino a qua, con questo raggio potrò far arrivare le fonti dell'acqua più vicino. Ed è un'ottima occasione. Far arrivare un acquedotto in città non dico che è fondamentale, ma diciamo che serve, ecco. Qua non ci sarà più, le risorse non ci verranno più, però diciamo che va bene lo stesso perché ci si dà un'occhiata su quante risorse ci. Ecco qua. Lo status della città è aumentato e di conseguenza sono cambiate anche le richieste dei cittadini. Florenzia sta diventando una città prospera e i suoi abitanti vorrebbero che le loro abitazioni riflettessero la nuova posizione nell'impero. Vabbè. Se aumenti il livello delle abitazioni, crescerà anche il Perfetto, dobbiamo aumentare il livello delle case. Vabbè, non è un problema. Allora, noi dobbiamo prestigio. Il fare. prestigio è la caratteristica più importante delle abitazioni della tua città. In base al livello di prestigio, un'abitazione può diventare casa, domus o villa. Più grandiosa è un'abitazione, più elevata sarà la classe dei suoi abitanti, maggiore sarà la loro produttività. Alcune strutture, come gli altari, aumentano il prestigio delle abitazioni vicine. Infatti, mo c'è la crisi.
che mancano gli altari, intanto noi li facciamo subito subito. Perfetto. La città ha bisogno di una taverna. I cittadini si recano alla taverna a mangiare, bere e parlare di notizie e pettegolezzi che ti possono offrire preziose informazioni sulle necessità reali degli abitanti della zona. In questo modo scoprirai che è necessario costruire nuovi edifici e strutture che ti consentiranno di ottenere gli altri prodotti richiesti dalla popolazione. Ma noi abbiamo 2, 4, 7 e 10, abbiamo già 10 case, quindi facciamo immediatamente il panificio, la macelleria, immediatamente proprio, subitissimo, e sempre immediatamente, Madonna, subito proprio, una taverna. La esigo con tutto me stesso, poi da fare immediatamente, anche questo ovviamente, bisogna fare, dobbiamo capire bene come. Innanzitutto mettiamo le fonti d'acqua in queste zone qua, in modo tale da dare a tutti quanti l'acqua che si deve dare, senza che ci giriamo intorno. Pettegolezzi, tutti quello che hanno bisogno di indumenti, pane e insaccati, che sono le richieste del ceto medio-basso, che sarebbero le case. Quindi ricordate, capanne, case, domus, vimme. Semplice. L'importante è che non si incazzino, che poi alla fine avrebbero comunque ragione. È peccato poi non soddisfare le richieste dei nostri sudditi, cittadini dell'impero romano, no? Voglio dire, cazzata a parte, più richieste soddisfiamo, più gli abitanti sono contenti, più lavorano meglio, più risorse velocemente avremo. È tutto. Più stanno meglio e meglio è per noi, ragazzi. Ricordatevelo sempre. Ok, qui si risolta per gli indumenti. E questo è un'ottima notizia. 3 di pane e trovo. Vabbè, il pane stiamo a posto perché la gelazione prende tutti. Molto bene. Stiamo andando da Dio. Ottimo. Atto La siccità ha 4. provocato gravi incendi a Florenza. Alcuni edifici e campi di grano sono arsi in fiamme. Ti prego, salvaci da questo disastro. Madonna. Obiettivi: costruisci una prefettura. Salva La almeno. Madonna. Sì, un attimo. Un macello. Che è successo? Madonna. Un attimo. Una prefettura. La facciamo vicino a... Dai. Ma ci sono disoccupati? No. Perfetto, perfetto. Proprio quello che volevo sentire. Cioè, sono contento, Però, naccia. Un attimo. Prefettura. La prefettura serve per spegnere gli incendi, per sedare le rivolte e per arrestare i malviventi. In qualsiasi Va momento. bene, priorità di costruzione, sti gran cazzi. Signori? Beh, una mano? Un piede? Qualcosa? Niente? Moriamo tutti? Moriamo tutti. Perfetto. Allora, mi metto a fare un'altra prefettura qua. Facciamo due. Così, per puro spirito creativo. Dopo gli schiavi ci mandano a fanculo. Salviamo sto scempio. Ah, così proprio. Va bene, ma andiamo avanti. Florenza sta per diventare uno dei più grandi mercati di tutto l'impero romano. Obiettivi: costruisci un arco di trionfo. Accertati che non ci siano più di 10 cittadini insoddisfatti. Quindi, allora, salviamo. Noi abbiamo 32 cittadini. Per espandere Florenza fino ad avere 25 abitazioni di tipo casa, è necessario utilizzare più schiavi. Sì, lo so. Compriamoci innanzitutto i 10 schiavi. Poi, ancora, siamo in un momento importantissimo perché dobbiamo aggiungere i 50 abitanti qui a Florenzia, di Firenze. E che c'è? I La costruzione. magazzini. Sì, va bene. E poi, allora, noi possiamo fare, dobbiamo fare innanzitutto la stazione commerciale.
e il vigneto per soddisfare le richieste di vino da parte di sti ubriaconi. Commerciamo il vino. Perfetto. Posso costruire l'arco del trionfo e io lo faccio. Posso far qua. Vabbè, ma fammo subito, ma che aspetti? Lo fai in mezzo alle palle, che non lo fai. Spettacolare. Ragazzi, il gioco merita veramente tanto, ma ecco. Chi è? Questi qua. Sì. Io spero che con questo magazzino riesca a bilanciare un po'. Così qua saranno 30, però. Qua 10. Vediamo se riesco a fare sto fatto qua. Appena ho 20 di oro, compro altri 10 schiavi. Non ho letto la crisi. Di che? Indumenti? Benissimo, l'arco del trionfo. Benissimo. In mezzo ai coglioni. La strada qua. Che spettacolo. Ho praticamente rovinato tutto. 2 hours later. Io vorrei capire. Tu, che boh, dov'è casa tua? Qua. E non pigi il pane, sei un coglione. C'è poco da dire. Non è demus, perché? Basta sta cosa. Tu? Cosa Tu? c'è? Non hai olfatto per caso? Sembra lui? Vai a soddisfare la tua necessità. Uno Ma è tu che odori arrabbiato. questa carne? Niente, tu c'hai il problema dei vestiti. E non posso fare una saltoria solo per te, però. Solamente. Prendi un engumo. Sì, 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 Un'abitazione? sì, sì. Oh, ragazzi, io però non vedo più gente tanto delusa, arrabbiata, eh. O sono morti. Benissimo, perfetto. Mamma mia. È appena completato la campagna di apprendistato. Ora preparati alla missione civile, vabbè. Grazie Grazie. per aver visto il tutorial di Imperium Civitas 1. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi!